Eccoci qui ancora una volta con la nostra Mini Mook, una macchina tutta cabrio, tutta convertible, ogni tanto tiriamo fuori questi termini inglesi, e addirittura due telecamere, due videocamere quest'oggi affinché i nostri videocamere, ma guarda questo ragno, che faccio? Vabbè, lo lasciamo qui, dicono che porta bene, si è arrampicato poi, salve! Beh, stupidità di intervistare gli animali, che poi figuriamoci. Dicevo, stiamo andando verso un giardino, un parco dove le persone amano fotografarsi e fotografare. Sono un po' imbarazzato a vedere due obiettivi che ruotano su di me quest'oggi. Ancora una volta piano sequenza 9 minuti di televisione completamente casuale. Spaccati di vita quotidiana, sembra che stiamo seguendo un po' il filone di scena da un matrimonio. Ci dovete perdonare, ma gli eventi più carini, più interessanti che accadono in questa nostra area vesuviana sono proprio questi, cioè comunioni, matrimoni, battesimi. Aspettiamo che al gate ci facciano entrare e poi vediamo un po' se riusciamo a farci una bella chiacchierata con... No, tu resta... È troppo divertente questa cosa. Dicevo, cerchiamo di fare una chiacchierata con qualcuno che... Salve, buonasera. Non è molto felice di vederci la ragazza che sta qui. Questo si era capito anche prima che accendessimo le telecamere. Ci mettiamo qui e cercheremo di chiacchierare con qualcuno dei nostri ospiti. Mi piace dire la parola nostri, ma in realtà non sono nostri, sono loro. Buongiorno a voi. Qui per un matrimonio? No. Per cosa? Io ci lavoro. Lui ci lavora, come va? Fa caldo? Abbastanza. Ecco, domanda intelligentissima. Vabbè, però per lavoro, insomma, bisogna resistere. Come ti chiami? Mario. Ciao Mario, buon lavoro. Un ospite invece. Ciao a te. Ciao. Di dove sei? Scafati. Detto con la sc napoletana. Scafati. 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 No, è bellissimo. Siamo a Napoli, lo diciamo a chi ci guarda dal satellite. Col nostro accento napoletano. Bene. Cosa fai nella vita? Dillo in napoletano però. Per ora niente. Per ora niente. Che è un bel lavoro anche questo. Cioè è faticoso più che altro, perché alle volte ti annoi. Questo è bello. Grazie, ciao. E loro sono il rispettivo fotografo con videocameraman. Lavora in digitale o in pellicola? Non ho capito. Non ho capito. Sto lavorando. Anche noi. Sì, che altra parte? Vai. Vediamo se lui si arrabbia. Vai, siete un po'. Dai un bacio. Bacio tutti e due. Guarda lui, ok, grazie, scusami. Scusami vai. Tu. Vai, fermo guarda così, bianchi, fermo. Fermo così. Ok. Non mandare queste immagini perché io decido, Guarda. È un piacere se ci cita. No, guarda. Ma lei sa come ci chiamiamo per citare? Non lo so, non lo voglio sapere. Allora come ci cita se non sa come ci chiamiamo? Ecco, e qui abbiamo... In che senso? Vabbè, continuiamo a quello che succede, che ti devo dire? Non ci vuol citare mica anche lei, sta lavorando? Come va? Tutto bene. Ecco, lui è più tranquillo, abbiamo trovato un suo collega abbastanza arrabbiato. Chi è arrabbiato? Si è arrabbiato con noi, evidentemente... Non caldo. Voleva essere disturbato. Non voleva essere disturbato, noi infatti ci siamo allontanati. Salve a voi ragazzi, come va? Tutto bene. Tutto bene, due macchine fotografiche. Al posto, al prezzo di una. Al prezzo di una, nel caso se ne rompesse una. Chiudiamo lo discorso. Ecco, oggi stiamo realizzando un servizio su di voi che state sempre dietro le quinte, ogni tanto facciamo sì che veniate fuori. Lei è una prima comunione ovviamente, è andata, i genitori sono lì. Salve, da dove venite voi? Da Casola. Casola di Lettere, sì. Provincia di Napoli, noi diciamo sempre tutto completo perché crediamo, ci piace sempre pensare che ci sia qualcuno molto lontano che ci segue. Sì. E dice guarda quelli lì giù che combinano. Ciao. Ciao. Tua sorella celebra la prima comunione oggi. Sì. Aggiungi qualcosa, aspetta che ti metto a posto la croce. Che devo aggiungere? Hai già aggiunto che devo aggiungere. Lui... E invece il fratellino piccolo, sì. L'ultimo arrivato, sì, è l'ultimo chiassosissimo,
Ha fatto il battesimo oggi? Battesimo e comunione tutto abbiamo insieme. Fatto. Sì. Questi capelli sono fatti apposta? No, no, già così. È bellissimo. È nato già così. È nato con la cresta. No, non si mangia. Non si mangia, il microfono è nuovo, non ci sono molti batteri, ma sai, non è il caso. I bambini hanno sempre molta attrazione per i microfoni, sono tutti dei giornalisti potenziali. Come ti chiami? Antonio. Antonio, grazie a voi. La mamma come si chiama? Maria. Maria e... Antonino. Maria Antonino. Antonino era impegnato a guardare la nostra seconda videocamera, l'immagine del proprio figlioletto. Quest'anno stiamo seguendo un filone molto, molto intimista, nel senso che... Dici tutto. Niente, mi deve spostare l'auto. La spostiamo. E come facciamo? La sequenza... L'auto. Terminiamo i nostri ultimi... Quanti minuti abbiamo? 4 minuti. Non mi interessa neanche lontanamente, se mi mandate in onda vi cito per la legge sulla privacy. Eccone un altro. Ma che è successo oggi? Prego. Stiamo alla macchina. Scusa, fermiamo un attimo le telecamere a questo punto.